Ciao a tutti, amici squarantenati, un ben ritrovati da Mr. Marty e l'ironia dell'informazione libera. È oggi un po' scottata perché effettivamente sono stato tutto il giorno nelle piazze romane, cioè non nelle piazzette, ma le scese in piazza dei nostri movimenti, partiti, per vedere un po', per tastare il polso dopo sabato scorso, la manifestazione che è stata tacciata come di estrema destra, a cui io ho partecipato e appunto non ho ancora scoperto che era di estrema destra, ma me l'hanno detto i giornali, i Repubblica Igienica, la stampa, mi sembra ricordare. Allora, oggi abbiamo partecipato a tutte le piazze. A tutte le piazze e ne abbiamo viste di tutti i colori, perché dalle 10 di mattina fino all'ultima, a Pappalardo, alla fine di Pappalardo, insomma è stata lunga dalla prima all'ultima. Allora, gila arancioni, che sono un po' la tematica del giorno, gila arancioni, allora Repubblica come sempre ci regala grandi momenti. Allora, il 2 giugno dei gilet arancioni, folla in piazza del popolo e insulti a Mattarella. Alcune centinaia di persone. Ma come alcune centinaia di persone? Ma allora, questa è una foto della Giulia Balbi, è nostra proprio originale, Mr. Marty e l'ironia dell'informazione libera. Non era ancora arrivato il, come lo chiama il popolo, il generale. Però mi sembra di vedere che, non so, almeno 2000 personcine ci sono già. Allora, tra lo sventolio di bandiere tricolori sottofondo della manifestazione è stato un tappeto sonoro di insulti rivolte anche al capo dello Stato Sergio Mattarella. Inviti a dimettersi al premier Giuseppe Conte. Parole di schermo contro la stampa. Siete venduti. Protestiamo contro il sistema capitalistico. Ma sono dei pazzi in questi gilet arancioni che sono scesi in piazza oggi, perché ce l'hanno. Allora, con Mattarella, ma chi è Mattarella? Il Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, ma quali? Ma voi, la Mattarella, ma io credo che l'abbiano messo in un pacco, l'abbiano spedito in Siberia, perché io non ho mai sentito dire niente Mattarella in questi 3 mesi. Io brucio per darvi le informazioni, brucio per darvi le informazioni. E poi ci sono quelli che mi rompono anche le palle, dai. Sergio Mattarella, appunto, insulti al premier Giuseppe Conte, ma come ha operato così bene? E alla stampa? Strano, perché effettivamente la stampa non è assolutamente filogovernativa, è venduta. Allora, il discorso dei gilet gialli, sì, magari gilet gialli, dei gilet arancioni. Allora, è piuttosto delicato. Io l'ho visto oggi per la prima volta dal vivo. Avevo già delle mezze idee, delle intuizioni, perché il movimento dei gilet arancioni ha delle cose molto positive. Intanto è una sorta di grandissimo contenitore di rabbia sociale, di persone che si sono rotte, si sono stufate di essere prese per i fondelli da questi. Guardate che bello Salvinone, poi parleremo anche di lui. E quindi è una sorta di gasometro che contiene una pressione molto alta di scontentezza. Quindi di persone che scendono in piazza. Il movimento di piazza, dal nostro punto di vista, è fondamentale in questo momento, e quindi è positivo il fatto che queste persone scendano in piazza. La cosa che mi ha lasciato molto, ma molto perplesso è la dialettica, le basi teoriche su cui si basa il discorso di Pappalardo. Perché, ragazzi, io vi dico la verità. E sono il primo a scendere. Sono sceso, ho visto tutte le piazze. Sono il primo a dire che bisogna scendere in piazza. Non sto dicendo di non scendere con Pappalardo, però sto dicendo occhio, ragazzi, perché Pappalardo ha la grande capacità di unire un sacco di persone, ma da un punto di vista politico il discorso è di grammatica politica è abbastanza misero. Perché, cioè, io oggi sono stato un'ora ad ascoltarlo e potevo stare 10 minuti ed ero uguale.
C'era un discorso molto generico, molto teorico sul fatto di sì, governo che vadano a fanculo. Io abbraccio completamente tutte le istanze dell'uscita dall'euro, il fatto che il governo deve essere praticamente incriminato di strage colposa, come ho già detto più volte. Questa emergenza Covid è stata, dal mio punto di vista, gestita in alcuni casi completamente a livello dilettantistico quasi, in altri casi in modo criminale. Perché comunque queste cose delle autopsie, abbiamo fatto una puntata, ce ne stanno parlando in tanti, informatevi, queste circolari ministeriali in cui dicevano non fate le autopsie, no, e gli scandali in Lombardia no, quella no, non è soltanto incapacità, lì c'è qualcos'altro che verrà fuori, spero che verrà fuori, la magistratura sta cominciando a muoversi e speriamo che venga fuori. Comunque, vi dico solo questo, allora, siamo anche letti tutto il programma dei Gilè. Allora, cioè il primo punto è la riscritturazione dell'articolo 1 della Costituzione nel modo seguente. L'Italia è una repubblica federale su sei stati confederati, grande nord-ovest, grande nord-est, grande centro, grande sud, grande Sicilia, grande Sardegna. Beh, mi sembra più un coro da stadio, grande nord-est, grande nord-ovest, grande sud, grande Sicilia, grande... Cioè, ragazzi, allora, io sono il primo a dire che ci vuole la rivoluzione, che ci vogliono rivolte e non mi stancherò mai di dirlo, però bisogna avere anche un po' i piedi per terra, nel senso che, non so, magari qualcuno mi dirà, no, guarda, non avete capito un cacchio perché in realtà... Si può fare questa cosa in Repubblica Federale? Allora, credo che le problematiche da affrontare siano altre in questo momento. Poi, vabbè, ve lo potete leggere il programma, è su votiamoitalia.it, è molto lungo. Io lo trovo parecchio campato per aria. Comunque, in ogni caso, la cosa positiva del generale è che riesce a convogliare molte persone. E quello che dico io è, allora, se ci terrà lì in piazza ancora una, due, tre, quattro, cinque, sei volte dicendo sì, la colpa è di quelli lì, è libertà, andate a casa, sono dei criminali, eccetera, sempre nel nostro recintino a Piazza del Popolo, nelle piazzette limitrofe di tutta Italia o di Roma, la cosa non va bene, perché a un certo punto questa protesta deve andare a toccare dei punti sensibili. I punti sensibili sono le piazze importanti, cioè Montecitorio e Palazzo Chigi, oppure, non so, si fa un sit-in su una strada di grande viabilità. Come fanno i gialli? Cioè, li abbiamo qua, ci hanno insegnato tutto. Si bloccano le stazioni, fanno dei scioperi. Cioè, voglio dire, scendono in piazza ma sono ben coordinati e sanno dove vogliono andare. Se noi restiamo a dire libertà, 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 libertà per un mese e siamo sempre lì in un recinto, allora no. Allora vuol dire che Pappalardo sta facendo un po' il furbetto. Io non sto dicendo che lo farà, sto dicendo dobbiamo stare svegli. Anche noi che abbiamo capito che siamo più svegli degli altri che stanno a casa, anzi come la Sara che ha scritto sul post mio, ha detto io sto sulla maca. Brava Sara, stai sulla maca, andrà tutto bene, stai tranquilla, stai sulla maca. Noi invece siamo un po' meno tranquilli e scendiamo in piazza, però dobbiamo scendere e capire la direzione da prendere. Nel momento in cui capiamo che questo ci prende per il culo, via subito. Cioè è meglio diventare un movimento indipendente, come quello lì, che per quanto sia stato tacciato, adesso è stato anche denunciato questo Franzoni, Nicola Franzoni, e questo signore qua, sicuramente è un personaggio di destra, non voglio mettere in dubbio, ma cioè, io ero presente, l'ho visto, cioè è stato denunciato ieri, fermato in un albergo,
per vilipendio alla Repubblica e alle istituzioni, apologia di fascismo, istigazione a disobbedire alle leggi, atti contrari alla pubblica decenza. Vabbè, ha fatto una cazzata, ha pisciato su non so dove. Allora, vilipendio alla Repubblica. Cioè, se tu dici che governo di merda, è vilipendio alla Repubblica. Tu dici Mattarella vaffanculo, è vilipendio alla Repubblica. Tu dici apologia di fascismo, apologia di fascismo. Ma io sto tipo l'ho sentito parlare, non c'è stata nessuna apologia di fascismo. Questo qua è il classico. Lo prendono, strumentalizzano. Questa è la solita misura di strumentalizzazione. Attenti, guardate cosa facciamo. Perché la cosa di la manifestazione di sabato è stata mo molto, molto intensa. Quindi ne hanno presi alcuni, questo Franzoni e Fenu, io non sto dicendo che condivido o non condivido le sue posizioni politiche. Io sto dicendo che in quel momento condividevo e stavamo condividendo esattamente la stessa tematica, che era il governo, questo governo ha rotto i coglioni e noi non vogliamo farci vaccinare in massa. Questo era più o meno. Quindi, cioè, dovete staccarmi, i nostri diritti li vogliamo mantenere. Il diritto alla libertà di scelta lo vogliamo mantenere. Che poi lui sia di destra o di sinistra non me ne frega un po'. Va bene, quindi andiamo avanti. Allora, attenti ai gilet arancioni. Cioè, no, stiamo allerta, stiamo allerta. Poi c'è stato, mamma mia, la brutturia. La Lega e Fratelli d'Italia. Allora, hanno cambiato idea 40 volte. La facciamo in Piazza del Popolo. No, non la facciamo in Piazza del Popolo. Sì, la facciamo. No, non la facciamo. No, vado io. No, vieni tu. No, viene quell'altro. Alla fine, ieri sera dicono: no, non venite. Andiamo solo io e Salvinone. L'ha detto, l'ho sentita, la Meloni, la nevrotica isterica. La nanetta isterica, scusate, e a un certo punto, vabbè, andate soli, sì, scendete soli, 2 giugno, Repubblica chiaramente, 2 giugno, centrodestra in piazza, senza regole, saltano i distanziamenti e basta, con distanziamenti il flash mob degenera in ressa, Repubblica igienica, doveva essere silenzioso ma si è trasformato in un assembramento senza rispetto delle misure di sicurezza. Allora, intanto basta questa cazzata, basta. Ieri, oggi nel Lazio, 5 nuovi casi in tutto Lazio. Poi vogliamo fare la media, sarà 0,002 a comune. Il Covid nel Lazio non c'è più, quindi non parliamo di assembramenti, vi prego, basta. Ma la domanda è: scusate, signor Ridanciano, Salvini e la Meloni, ma dato che non volevate far scendere nessuno, questo tricolore, srotolato in Piazza del Popolo, un tricolore di 500 metri. 500 metri se lo volevano portare tipo a Salvini, a Nana Nevrotica. Oh, Nana, tira, tira, tira. Ma sono 500 metri, sono 500 metri. Ma che tira, tira, dai, dai. Cioè, praticamente se lo volevano trascinare in due, 500 metri di striscione tricolore. Quindi non è che si sono paraculati ieri all'ultimo, cioè, tipo hanno fomentato la gente, scendete, scendete, poi ieri sera, no, non scendete più. E chiaramente la gente è scesa. Cioè, questa è una paraculata clamorosa, è ridicola questa roba, vabbè. Andiamo avanti, è stato penoso, veramente penoso. Meloni e Salvini oggi hanno dato veramente il peggio di loro. Infatti, a un certo punto, io andando via da Pappalardo, ho detto: vabbè, sentiremo qualcosa forse di meglio da qualche parte, a livello di discorso politico. Questo è il discorso della Meloni. Rilancio a patto che si tolgano dal decreto rilancio tutte le cose che non hanno nulla a che fare con il rilancio. Fuori le modifiche dei consigli di amministrazione, fuori le marchette, fuori le consulenze, fuori i bonus inutili. Tutte le risorse devono andare alla ricostruzione dell'economia della nazione, significa difendere i posti di lavoro, difendere le imprese, aiutare i poveri. Al netto di queste. Oh, cioè, oh, allora, difendere le imprese, difendere i posti di lavoro,
e difendere i poveri. Questa è propaganda da quattro soldi. Da quattro soldi. Questa nanetta nevrotica non ha detto un cazzo in questa dichiarazione. Non ha detto niente. Cioè, è veramente imbarazzante. Difendere i posti di lavoro, difendere i poveri e difendere l'economia. Ma che vuol dire? Ma cosa mi stai dicendo? Ma ci tratti veramente come degli idioti? Io non capisco. Non capisco come si fa più a star dietro a questa gente. Ma il PD è uguale. Il PD è ridicolo. Cioè il PD di Dino. Mamma mia, tutto. Il messaggero, allora, offese. Allora, Salvini e Meloni rincara la dose Orfini del PD di Dino, commentando l'assembramento di Piazza del Popolo, sono degli irresponsabili che per quattro selfie e qualche like rischiano di vanificare gli sforzi che tutti gli italiani hanno fatto in questi mesi. 5 casi Covid nuovi oggi. Poi si mandano tutti a quel paese, durissima invece la reazione della maggioranza, questa manifestazione attacca ancora il 5 Stelle, Anna Amaci, il 5 Stelle è un'offesa alla Repubblica, a tutti gli italiani che sulla propria pelle hanno subito le conseguenze della pandemia, insulti al Presidente della Repubblica, attacca 5 Stelle, crimini, offese al Premier. Poi vediamo, c'è qualche cagata, l'avrà detta sicuramente anche Salvinone. Anche Salvinone fa il moralista. Chi ha offeso il Presidente, cioè uno che ha offeso Mattarella, che voglio dire, cioè, come si fa a non offendere Mattarella? Cioè, più che altro non si riesce ad offendere perché non si sa dov'è, appunto, non si capisce dov'è e soprattutto che ruolo abbia all'interno della storia. È lui l'assassino? No, lui cos'è? È negli spettacoli teatrali, che appunto io facevo fino al mondo precedente, era la siepe o l'albero, l'alberello. Tipo, non so, la scuola che ti fanno fare recita, tu che fai l'albero? Esatto. E Mattarella fa l'albero. Cioè, così lo fa. Ma la Costituzione... E a Mattarella, ma la Costituzione, qua se ne stanno battendo i coglioni un po' tutti. La Costituzione... Quindi, ok, chi ha offeso il Presidente Mattarella con tutte le vittime di mafia? No, chi ha offeso il Presidente Mattarella si deve solo vergognare, non rappresenta l'Italia e gli italiani. Questo ci dice il grandissimo Salvini. Benissimo, andiamo avanti. Io non capisco come facciamo ancora a seguire queste persone, ragazzi. Questi si prendono palesemente per i fondelli. E oggi ho visto tanta di questa gente in strada, tanti ragazzi, tanti uomini, tante donne, perché Pappalardo non si sa ancora dove va, questi qua sappiamo già dove vanno, dove sono già andati e dove andranno e dove dovrebbero andare. Va bene, ok, l'unico politicante degno di questo nome che oggi ho sentito personalmente parlare e poi mi date del sinistra e mi date del destra e mi date del che cazzo volete, io sono semplicemente obiettivo e vi dico che l'unico politico con le palle che oggi ho sentito per la prima volta, tra l'altro al vivo, e mi ha stupito, è questo uomo qua. Per il 2 giugno con una proposta e una protesta. La protesta è contro questo governo che è forte coi deboli, penso ai cassa integrati, penso ai piccoli commercianti, penso alle partite IVA, penso a chi non ha ricevuto un soldo ed è debole coi forti, penso ai 6,3 miliardi dati come finanziamento garantito all'ex Fiat, penso a 1,8 miliardi dati a Benetton. Questo è quello che fa il governo. Un governo supino nei confronti dell'Unione Europea, che sì ci daranno soldi, ma saranno soldi a strozzo, saranno soldi che ci richiederanno con condizionalità, aggrediranno la sanità pubblica, aggrediranno le pensioni, aggrediranno i piccoli risparmi. Signori, c'è poco da dire. Signori, vi sfido nei commenti a dirmi cosa ha detto di sbagliato o non onesto questo uomo. Marco Rizzo, io oggi sono andato, vi dico, faccio tutte le piazze, ho visto Marco Rizzo, cioè poi ho visto Pappalardo, Ameloni, Salvini, li ho visti, li vedo tutti ormai, ragazzi. Questo qua è l'unico che ho detto, oh, ma c'hai ragione.
Ma hai esattamente ragione sui soldi di Benetton. A Benetton. Ma Benetton dovrebbero essere incriminati per strage. Il Ponte Morandi ce lo siamo già dimenticati. È stato uno scandalo quello. E io spero che venga fuori tutta la verità. Va bene, comunque, per quelli che non scendono in piazza invece, che non si pongono il problema, vi dedico questo video. State tranquilli, ragazzi, andrà tutto bene. State a casa, stai sulla maca, Saretta. Signori, state a casa. State pure a casa, tanto andrà tutto bene. Non preoccupatevi, andrà tutto bene. Che bella la mia macchina! Ma è meravigliosa! Bella! Ma la mia fa più paura! Bellissima! La mia è più divertente! E papà, ehi, ho messo anche questa! Super! La mia è più simpatica! Cosa dite, bimbi? Lo diciamo a tutti di mettere la mascherina? Sì!